Non ha disatteso le aspettative, una delle manifestazioni clou dell'estate ferentinate. Ferentino è. Migliaia di persone hanno affollato il centro storico della città nonostante il tempo incerto ed hanno potuto assistere alle tante esibizioni proposte. Moda, cultura, spettacolo sono stati gli ingredienti vincenti di questo decimo appuntamento, voluto e ideato dall'attuale sindaco Antonio Pompeo, allora assessore alla cultura, insieme al mentore della manifestazione, il maestro Vincenzo Ludovici, comparso di recente. L'evento Ferentino è stato dedicato a lui. Nonostante il tempo, anche quest'anno un grandissimo successo, tanta partecipazione non solo da parte dei cittadini di Ferentino, ma cittadini della provincia e anche fuori provincia. Questa è testimonianza di una manifestazione ormai collaudata, di successo che è cresciuta molto nel corso degli anni in termini di partecipazione di pubblico, ma anche di partecipazione di artisti di fama internazionale. Quindi una grandissima soddisfazione, una manifestazione che giunge a conclusione di tutti quelli che sono stati gli eventi estivi a partire da giugno fino a settembre, quindi un ulteriore momento di aggregazione per la nostra cittadinanza, ma soprattutto l'occasione per promuovere la nostra bellissima città. Lasciatemi anche fare spazio, diciamo, per un pensiero per l'amico e maestro Vincenzo Ludovici. Ferentino è anche una sua creatura e oggi è doveroso quindi rivolgere un pensiero all'amico Vincenzo per questa decima edizione di Ferentino è, per questo grandissimo successo, grazie anche alla sua preziosa collaborazione nel corso di questi anni. Quest'anno però c'è anche molta tristezza perché la vera anima di questa manifestazione era Vincenzo Ludovici, un grande artista di questa nostra città, accademico, professore all'Accademia di Firenze, Accademia di Belle Arti, e ci ha lasciato qualche giorno fa, ci ha lasciato le sue opere che sono ovviamente straordinarie. Però ci manca lui, insomma, quindi c'è molta tristezza in questa edizione che è stata dedicata a lui. Credo che questa manifestazione, che è arrivata alla decima edizione, quest'anno ha dato prova di una grande, di un grande interesse, un grande attaccamento a quello che è appunto la città di Ferentino. Mi sembra che, sia andata estremamente bene e soprattutto voglio dire anche il tempo che oggi, quest'anno non è stato proprio clemente. Ci ha dimostrato che comunque le persone e tutti quanti sono venuti a questa manifestazione in un momento così, diciamo, di non estrema, di estrema serenità con il tempo. Ora vediamo, ci saranno delle prossime manifestazioni, abbiamo spostato quella del Palio per la prossima domenica e vediamo adesso come si proseguirà questa serata. Comunque, una grande soddisfazione da parte dell'amministrazione e da parte di tutti i cittadini di Ferentino. Ad animare il vascello, due gruppi di musica popolare, i Saltapizzica e il maestro Giuliano Gabriele, accompagnato dal suo ensemble, un artista ormai di fama europea. Dopo la mezzanotte, discoteca all'aperto. Sul palco di Piazza Mazzini, a rapire il numeroso pubblico, oltre alla sfilata di moda curata dalla boutique dell'Olio, sono stati Samantha Togni e Samuel Peron, protagonisti e primi maestri del corpo di ballo dello show di Rai 1 Ballando sotto le stelle, condotto da Milly Carlucci. E Valerio Scanu, protagonista nel talent show Amici di Maria De Filippi, vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, recente vincitore del programma Tale e Quale Show in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti, che ci ha parlato del suo prossimo appuntamento. La piazza era risposto bene, ha risposto bene, insomma, era abbastanza calorosa nonostante si sia fatta una certa. Adesso sono ancora in tour da aprile e farò tra l'altro in zona, diciamo quasi in zona, il 17 dicembre, una data all'Auditorium Parco della Musica e sarà un concerto di Natale, quasi di Natale, sarà un finalmente piove a Natale.